Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio presentare due prodotti veramente low cost. Due palettine low cost, costano 4 euro e sono sempre della Color Workshop. Vedete questa bella palettina con tutti rosa, viola e c'è anche il colore, diciamo un oro un po' spento, però oro. Allora, sono della linea, sono della Color Workshop, della linea Admire Me. Cioè ammirami. Allora, questa si chiama Marine Grove. Questi sono gli ingredienti. Questo è il sito Facebook della Color Workshop. Questo invece è Twitter della Color Workshop. YouTube Marquins invece questo qua. E invece il sito è la pagina YouTube. Il produttore, la Marquins, diciamo tutte le robe col The Color Workshop sono della Marquins. Questo è il sito della Marquins, spero che si riesca a vedere bene. La palette sono 16 grammi di prodotto e costa intorno ai 4 euro. Io l'ho comprata alla Gardenia. È scritto invece qua dietro, sono 12 mesi. Ormai è aperta la palette, anche questo penso che lo perderò. Comunque, questa rosa con i rose e i viola si chiama Marine Grove. E poi ne ho preso un'altra con tutti i verdi e i blu, che si chiama Ocean Lounge. Sempre della linea Admire Me di Color Workshop. Allora, io la base l'ho già fatta e la base che ho usato quando vi ho presentato la Core Parfait, quindi diciamo sapete già come è fatta. Faccio un trucco con questa palette. A me piacciono tanto i rosa, gli azzurri, eccetera. Userò questa palette. Certo, non è che userò tutti i colori, la Marine Grove in concomitanza con le Pink Drop della Kiko. Questa è la vecchia versione delle Pink Drop, perché adesso sembra che la Kiko non le fa più. E la cosa mi dispiace, sinceramente, mi dispiace molto. Userò questo colore come punto luce. Purtroppo sembra che questo colore non tanto si veda. Ripassiamo. Infatti sì, questo è troppo chiaro, non tanto si vede. Userò questo e mischio le Pink Drop e le metto sopra.
e mischio tutto in modo da ottenere questo colore. E questo è il risultato del rosa. E questo è il risultato. Il colore mischiato con le pink drop lo dovete stendere prima che le pink drop si asciugano, perché sennò poi dopo diventa una pasta e non riuscite più a stendere bene. Infatti io l'ho dovuto bagnare due volte perché a volte non sono tanto veloce, diciamo quando faccio i video non sono tanto veloce. Poi. Io voglio mettere qua anche un violetto. Metterò questo. Nella piega dell'occhio ho usato questo. Adesso lo farò anche dall'altra parte. E abbiamo quasi completato il trucco. E questi sono i colori che abbiamo utilizzato. Questo che non tanto si vede. Questo rosa mischiato con le pink drop. Questo qui per dare una certa per dare una certa profondità, cioè per fare l'ombra. E questo nella piega dell'occhio. Poi voglio provare a mettere questo eyeliner bianco.
Faccio un po' fatica a passarlo sopra il colore, quindi mi sa che questo è un prodotto che va passato prima. Fa la riga però si colora, questo è il problema. Questo è il risultato finale. Spero che vi piaccia. Ovviamente con questo trucco potete usare un rossetto rosa tranquillamente, potete usare anche un rossetto nude. Ma quasi quasi mi metterei anche il rossetto bianco. Peccato che non ho ancora comprato il rossetto bianco alla NYX. Non l'ho ancora comprato, ce lo vorrei molto mettere il rossetto bianco. Spero che il trucco vi piaccia. E ciao a tutti. Almeno questo era un trucco. Era un trucco precisamente per gli occhi, visto che volevo usare. Volevo provare questa, che è una palette con molti rosa, con le Pink Drop, e volevo usare anche questo, diciamo, un modo per farvi vedere qualcosina. Vi saluto e ciao a tutti.